Ciao Dolcezza, nuovo video. Spesa. Me l'avevate richiesto. L'avevo già fatto, ma lo rifaccio. Ieri ho fatto un po' di spesa al Lidl e al Mercato Pick. Mercato locale, come si chiama dalle vostre parti, non lo so. Allora, al Lidl, un po' di cose di San Valentino. Tipo questa pizza qua, a forma di cuore. C'è più grande la scatola che quello che c'è dentro. Però è carina la pizza a forma di cuore, ok? 300 grammi, prodotto per Lidl. Con salsa di pomodoro e mozzarella. Pizza precotta in forno a pietra farcita con salsa di pomodoro e mozzarella surgelata. Allora, farina di grano tenero tipo 0, mozzarella, latte, sale, correttore di acidità, polpa di pomodoro, acqua, passata di pomodoro, olio di semi di girasole, olio extravergine, glutine di frumento, zucchero emulsionante, lievito naturale di frumento, di gliceridi, origano, basilico. Destrosio, enzimi, contengono frumento, può contenere tracce di soia, è buona, l'ho già comprata l'anno scorso, mi piace tanto, anche se è piccolina, voilà, via. Poi al Lidl ho anche comprato questi, la novità, c'era poca roba di San Valentino, sia come vestiti, come accessori, orologi, braccialetti, peluche, anche come cibo non è che c'era tanta roba. Questi qua sono i cuoricini di grana padano, a forma di cuore, 170 grammi, e scadono il 26/4/2021. A quell'ora lì, quel giorno lì, non ci sarà neanche più la scatola. Sono buonissimi, io adoro il grana padano, anche il parmigiano. Latte sale caglio, 170 grammi, arcole, da consumarsi preferibilmente dentro, vedere confezione integra, confezionali, conservare in frigorifero, a massimo più 6 gradi. Ne avete mai provati questi? Voi comprate qualcosa da Lidl, avete il Lidl, andate spesso da Lidl, avete comprato qualcosa per San Valentino voi in questi giorni, fatemi sapere. Poi ho comprato i marshmallow, sono anni che non li mangiavo. Questi sono carini perché hanno la forma di cuore, vedete, 1,79€ li ho pagati e ce ne sono 300 grammi forse, adesso vediamo quanti ce ne sono, 150 grammi. Anche da regalare sono carini perché c'è proprio la confezione, vedete, di San Valentino. Per la vostra compagna, il vostro fidanzato, senza spendere tanto. Fate un regalino. Se sapete che gli piacciono i marshmallow, a me piacciono. Non a tutti piacciono. Poi, i ghiaccioli non li ho presi per San Valentino. Comunque, vabbè, della Selex sono buoni, anche se sanno di acqua i ghiaccioli ovviamente, però sono buoni e volevo i ghiaccioli. Perché gli altri gelati finiscono in fretta, anche i ghiaccioli finiscono in fretta. Ma questi qua per l'inverno, anche se sta finendo l'inverno, tra un po' non saremo più d'inverno. Però mi piacciono i ghiaccioli e quindi li ho comprati, 2,50€. Voilà. Poi da Lidl sempre ho comprato questi collant da donna ovviamente. Vedete che bella anche la confezione a forma di cuore. Taglia M, collant. Ce ne sono tantissimi di collant e anche di calze da uomo, calze da donna. Sottili, vestaglie. Collant e smara, ok? 30 denari, 70 denari c'erano anche. C'erano sia con i pois, piccoli, 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 con i cuoricini grandi o con i cuori piccoli, piccoli. Questi con le rose sono bellissimi, 2,99€, ok? E anche c'erano con il fiocco dietro, alla gamba, la parte dietro della gamba, aveva il fiocco, bellissimo. Anche mia madre li ha comprati questi qua, con i cuoricini. Poi ho comprato, sempre da Lidl, però non erano per San Valentino, questo mega barattolone di caramelle. C'era sia così, alla menta e cioccolato, 5€, 4,45€. Mega barattolone di vetro. E caramelle Edgewood, che sono irlandesi, credo, inglesi, vedete. Credo siano inglesi, londinesi, non lo so. Irlandesi forse, correggetemi se sbaglio, sicuramente sbaglio. E non le avevo mai provate, mai comprate, sono super chiuse. C'è lo scotch fino qua, praticamente, fino qui. E sicuramente sono buonissime. C'erano anche con il sale, caramelle col sale. No, queste qua menta e cioccolato dovrebbero essere buone, speriamo. Vi farò sapere. Del Lidl. E ce ne sono ben 550 grammi a 5€. 4,49, 5€. 4,50, 4,50€. Mi sembra 4,45. Vabbè, è buono comunque, un bel prezzo direi. E non le avevo mai provate, sono 2 anni che dico che le voglio comprare e quest'anno le ho comprate finalmente. E vai. Se le avete provate questi cibi fatemi sapere se vi piacciono. Poi ho comprato i pavesini perché
I savoiardi erano in offerta, ma non ce n'era neanche più la confezione. I savoiardi a 79 centesimi. Questi anche 99 centesimi costavano al Lidl. Pavesini, classici. C'erano anche quelli col cacao, mi sembra che li vendono da qualche parte. Però non li ho mai provati, non mi interessano. Questi qua classici sono abbastanza buoni, sanno un po' di poco, ma sono abbastanza buoni. Pavesini, 8 snack. E questi qua, visto che i savoiardi non li ho comprati, al mercato sono anche andata, ma non li ho comprati i savoiardi, vabbè. Bastano i pavesini, questi li mangio così o li uso per fare il tiramisù. Infatti ho il mascarpone, quindi farò il tiramisù in questi giorni sicuramente, prima che scada il mascarpone. Poi al mercato Pic ho comprato le spugne che compro sempre, che costano 1,99 euro. Onda Attiva, sono fantastiche queste spugne, con tutte le altre spugne che vendono in negozio, a me non piacciono, queste qua sono le uniche che compro e con cui mi trovo da Dio. Ok, poi due budini 98 centesimi, c'erano un sacco di offerte, tutto 98 centesimi, ne ho presi due. C'era anche cioccolato al cream caramel, che è anche molto buono, il cioccolato non mi piace. Gianduia c'era anche, che non mi piace. Fragola, buonissimo questo qui, Elac e anche alla vaniglia, che lo compro sempre. Ok, questo qui, buonissimo. Quattro porzioni, preparato per crema da tavola, gusto fragola. Sapete come si fanno i budini, ma se non lo sapete, tenete la confezione, c'è tutto scritto dietro, ok? È facile il budino, è la cosa più facile del mondo. Poi ho preso le patatine, sempre 98 centesimi, non volevo riempirmi, ne ho comprato un pacchetto solo. Lay's campagnola, queste qua, gusto. Esplosione di gusto, ricetta campagnola, c'erano anche con la paprika dolce o classiche, ma queste qua a me piacciono, le ho già comprate varie volte, sono buone. Patatine fritte al gusto di spezie e verdure con zuccheri ed edulcoranti. 100% ingredienti di qualità. PepsiCo. Lay's è un marchio registrato da PepsiCo. PepsiCo. Lattosio. Patate, olive vegetali, mais, girasole, sale, zucchero, latte, verdure, spezie, esaltatore di sapidità, glutamato, destrosio, cipolla in polvere, paprika, pomodoro, aglio, proteine di soia. Preparati, sostanze aromatizzanti, acido citrico, estratto di paprika, ma non sono piccanti queste qua. Aroma di affumicatura, colorante, aspartame, edulcorante, contiene una fonte di fenilalanina. Poi ho preso questo qui, c'era anche arancia e arancia rossa, ma mi piace questo, l'ho già comprato anche questo varie volte al mercato. Ce n'è 1,5 litri, succoso, in offerta 98 centesimi. Ok, succoso. C'è anche la pasta agnese, ma a me non piace. Gusto, frutti rossi, buonissimo, un po' acido, non è dolce. I ribes, i lamponi sono dolci, ma i mirtilli ci sono dentro, l'uva e le more, e non sono dolci, però sono buoni, questo succo è buonissimo. Limone, arancia, sambuco, acqua minerale, mela, uva, 1%, lampone, ribes, nero, amarena, mora, mirtillo, sciroppo di glucosio, succhi di frutta da concentrato, antiossidante, acido ascorbico. Ce ne erano più pochi di questi succhi perché tutti li comprano a 98 centesimi in offerta, direi, ok? Questo. Poi ho preso i sacchetti gelo, anche in offerta, anche se li ho fatto la scorta. Anche le spugne le avevo già, ma le ho comprati. C'erano sia piccolissimi che grandi, e questi medi, formato medio, 98 centesimi, sono validissimi. Hanno anche il cordino per chiudere i sacchetti, perché quelli dell'IKEA si chiudono con la striscia, senza chiudi i sacchetti, senza cordino, ecco, senza elastico, diciamo così. Invece questi sono fantastici, mi piacciono un sacco. Poi, sotto consiglio di una mia amica, ho comprato questo, finalmente, per pulire il divano che è macchiato da un sacco di anni. Tappeti sofà. Se avete delle macchie sul tappeto, sul divano, vi consiglio di comprare questo qui. 3,35 euro è costato, ma è validissimo, fantastico, meraviglioso, grazie. Amalia. Milena XL, scusa, non ho detto il tuo nome. Lei non vuole che si sappia il suo nome, vero? Però ha un bellissimo nome, bellissima anche lei, bravissima, quindi ciao. Grazie mille che mi hai consigliato questo prodotto. Non lo trovavo e invece l'ho trovato. Ho comprato anche il sushi, non ve lo faccio vedere perché l'ho messo in frigo e dopo lo mangiamo. Faccio un altro video oggi, ne faccio tanti di video oggi. Questo qui adesso lo proverò poi domani sul tappeto, cioè sul divano che ho delle macchie. È il divano dell'IKEA, ma Fittia, il prodotto Fittia,
per pulire il divano non viene, non serve a niente, quindi questo qua spero che funzioni. Ok, e c'era, ce ne erano solo più due e basta. Vabbè. Poi ho preso questo qui vanish che mi serve per smacchiare i vestiti a 3,25 euro in offerta. Fidati del rosa, la macchia svanisce. Tanta pubblicità che mi rimane sempre in testa. Poi ho preso questo qui, 1,90 euro, cioccolato. Mia madre ha preso l'omega 3, il latte, buonissimo, a 98 centesimi anche quello. E ce n'erano solo più due perché li ha comprati tutti. Questo qui è Emilia, mi ricorda tanto mia nonna che lo comprava il cioccolato. Però questo qui è piccolo, 200 grammi, per fare qualche dolce. O anche da mangiare così, a stomaco vuoto al mattino appena svegli. Mio nonno mi ha sempre detto che mangiare un pezzettino di cioccolato a stomaco vuoto fa bene alla mente, al cervello. Questo è buonissimo, io lo compro fondente, questo è 70% fondente. Mia nonna comprava le barrette quelle grosse, enormi, questo qui è piccolino, però mi ricorda tanto mia nonna questo cioccolato. Le ricette dello zio Piero, gluten free, zaini, 70% cioccolato fondente extra, se no c'era anche quello classico ma non era in offerta, questo qui era in offerta ieri. E poi ho preso un'altra cosa che voglio sicuramente regalare, scaldamani per l'inverno per chi è freddoloso o freddolosa, bellissimo, 98 centesimi, c'erano anche pennarelli carioca, ma io non so, non mi servono adesso, quindi non li ho comprati. Questo qui era l'ultimo col pinguino, ma è bellissimo, quanto è cute, è stupendo. E gli altri erano con la civetta, col gufo, ma il pinguino mi piace di più. Poi ha i fiocchi di neve sul pacchetto, stupendo. Quindi a posto, questi sono i miei acquisti, la mia spesa, spero vi sia piaciuto questo video. A presto, il sushi lo vedrete nel prossimo video, l'ho comprato comunque, ce ne erano tantissimi, ne avrei comprato anche 10 scatole di sushi, però scadevano oggi che è il 9 febbraio, quindi non potevo comprarne tanti, l'ho comprato solo una confezione, lo mangio oggi per pranzo insieme a voi e basta. Peccato perché era pieno, il reparto sushi era pieno di vaschette.